Ciao e benvenuti in questo nuovo video in cui InfoCert risponde alle vostre principali domande sulla digitalizzazione. Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Efficienza nei processi amministrativi ed enormi risparmi in termini di tempo e costi hanno accelerato il suo impiego da un ambito esclusivamente pubblico anche al settore privato. Di cosa stiamo parlando? Oggi rispondiamo alle vostre domande sulla fatturazione elettronica. Partiamo con la prima domanda. Cos'è la fatturazione elettronica? Con fatturazione elettronica si intende tutto il processo digitale necessario a gestire l'intero ciclo di vita di una fattura elettronica, che prevede la creazione, l'emissione, la ricezione e infine la conservazione a norma per 10 anni. La fatturazione elettronica è insomma un processo che consente a imprese, professionisti e partite IVA di creare, trasmettere e ricevere le fatture con il solo utilizzo di strumenti digitali, con il vantaggio di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione. Ora che c'è chiaro cosa sia la fatturazione elettronica, passiamo alla seconda tra le domande che riceviamo più spesso. Come si emette una fattura elettronica e cosa dice la normativa? Affinché una fattura possa considerarsi elettronica, non è sufficiente produrla con un computer ed inviarla via mail, ma deve essere creata in un formato specifico, il formato XML. È possibile emettere una fattura in formato XML con l'aiuto di software dedicati, come Legal Invoice. Legal Invoice è il servizio di fatturazione elettronica InfoCert che vi consente di gestire l'intero ciclo di vita della fattura dall'emissione alla firma digitale, fino alla conservazione a norma per 10 anni. Legal Invoice si occupa anche dell'inoltro della fattura al sistema di interscambio. Il sistema di interscambio è una sorta di postino digitale che verifica la correttezza della fattura emessa e, se l'esito è positivo, la recapita al destinatario, mentre se l'esito è negativo la rispedisce automaticamente al mittente. Il sistema di interscambio, anche chiamato SDI, in sostanza controlla che la fattura contenga i dati obbligatori e i fini fiscali, il codice destinatario e che la partita IVA del fornitore e del cliente sia valida. In Italia le aziende, i professionisti e le partite IVA a partire dal 1 gennaio 2019 hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica sia in ambito B2B che B2C. Ma ora passiamo alla terza domanda. Che differenza c'è tra Legal Invoice Start e Pro? Legal Invoice è il servizio di fatturazione InfoCert la cui caratteristica principale è l'assoluta flessibilità che gli permette di adattarsi ad ogni specifica esigenza di fatturazione. Legal Invoice è disponibile nelle sue versioni Start e Pro. Legal Invoice Start è adatto per professionisti e piccole realtà che non hanno bisogno di un complesso gestionale per la propria fatturazione elettronica. Legal Invoice Pro, invece, è una soluzione pensata per realtà più strutturate e che mettono un numero di fatture all'anno molto elevato. La versione Pro è adatta anche a chi è già in possesso di un gestionale che vuole arricchire con un sistema di fatturazione elettronica. Con InfoCert potete provare gratis il servizio di fatturazione elettronica che più si adatta alle vostre esigenze. Se volete provare Legal Invoice, andate su questo sito e avviate la vostra prova gratuita. Allora, siete Start o Pro? Se avete qualche domanda o curiosità sulla fatturazione elettronica, scrivetela nei commenti. E noi vi risponderemo nei prossimi video. Grazie e buon lavoro!